è definitivo. Cosa? Il mio telefono mi ascolta. Povero lui, tutto il giorno? Muori, dico sul serio. Senti, lo so che ti sembra assurdo e che non credi ai complotti, ma questa volta è successo. Ti ricordi che ieri stavamo parlando di Giulia che ha aperto quel bar in Thailandia? Guarda, voli per Bangkok, ora spiegamelo. A tutti è capitato di pensare che il cellulare ci ascolti, solo che in realtà non ci ricordiamo di aver fatto qualche azione online che ha targetizzato il bisogno, per cui pensiamo di essere stati spiati. No, ti dico di no, me lo ricorderei se avessi cercato Thailandia ieri. Ma magari cercato proprio no, forse hai pubblicato una foto scherzosa con un hashtag in target, o magari hai registrato un video in cui dicevi ciao Bangkok, oppure semplicemente hai ordinato un pad thai col Just Eat. Basterebbe? Eh sì. No, comunque no, ti dico di no. Senti, come quell'oroscopo si chiama effetto Forer. Tendiamo tutti a riportare su noi stessi indizi generici che potrebbero essere spiegati in mille altri modi. Si vede che sei del Sagittario. Senti, la rete ci conosce meglio di nostra madre? Sì. Ci ascolta? No. Ok, questo mi tranquillizza. Cioè, non proprio no, ci ascolta, ma solo quando glielo chiediamo noi, attivando il microfono con richiami convenzionali come ok Google, eccetera, eccetera. Vabbè. È accettabile. Cioè, in realtà si è scoperto che spesso c'è un ascolto latente dettato dall'attivazione del microfono, per sbaglio. Cioè, il dispositivo pensa di aver sentito la parola, ma non è così, intanto però registra e invia l'audio a casa base. Vabbè, comunque andiamo oltre. Sushino stasera? Oi, sushi?